Queste persone dicono: giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Impariamo anche noi a fare questa cosa, ad essere fedeli alla Repubblica, ad osservare la legge e la Costituzione dello Stato. Grazie. Per ultimo, ma non perché sono ultimi, un grandissimo riconoscimento e affetto e collaborazione e ringraziamento alle forze dell'ordine tutte, perché lavorano sempre con l'istituzione scolastica nell'aspetto più propositivo di quello che rappresentano e di quello che sono. Il nostro Consiglio Comunale dei Giovani, perché noi abbiamo un Consiglio Comunale dei Giovani, grazie per il vostro impegno. Perché non è scontato che il giorno d'oggi ragazzi, giovani, affrontino tematiche così importanti. Io voglio fermarmi qua, diamo il succo alla giornata che parla da sola. Grazie. Buongiorno anche da parte mia, grazie a Libero per l'invito e grazie a tutti voi per essere qui. Vi ruberò solo un minuto perché i tempi sono stretti e sicuramente chi interverrà dopo di me ha cose più interessanti da dire di quante ne abbia io. Vorrei solo dirvi che entrando in questa scuola mezz'oretta fa ho guardato voi, ho guardato i vostri cartelloni, ho guardato le magliette che indossate e credo che voi siate veramente molto fortunati perché studiate in una scuola che è una scuola viva. Una scuola viva vuol dire tante cose. E poi ho pensato un'altra cosa, e noi oggi sentiremo da Don Luigi, dagli studi, dalle ricerche di Libera, un approfondimento su temi molto importanti per la nostra società, come la corruzione, la mafia, e cercheremo anche di capire come vanno affrontati. E ho pensato un attimo solo a quando io ero al vostro posto, tanti anni fa, perché sono abbastanza anziano, sono diversamente giovane. E io ho fatto il liceo linguistico a Mantova dal 75 all'80. E per noi sono stati anni molto difficili, erano gli anni del terrorismo, erano gli anni delle Brigate Rosse. E non abbiamo avuto nella nostra scuola, un po' perché insomma, i tempi erano diversi, un po' perché era molto più chiusa di quanto non sia la vostra, non abbiamo mai avuto l'opportunità di avere incontri come questo con persone che potessero spiegarci, aiutarci a capire un fenomeno che per noi era molto grande. E abbiamo fatto molta, molta fatica a capire in quel periodo che cosa ci stava succedendo. E ci siamo arrangiati un po' da soli cercando di capire senza che la scuola ci aiutasse granché. E voi invece avete una grande opportunità con incontri come quelli di oggi e quindi mi sembra giusto che li sfruttiate appieno con la consapevolezza che avete veramente una grossa fortuna da cogliere. Mi taccio subito, passo la parola a Luigi Guarisco perché ci spieghi ecco, cosa emerge da questo rapporto di Libera, in particolare sulla situazione della Lombardia, visto che siamo in Lombardia. Grazie. Grazie. Ciao Azzolino, benvenuto. So che Don Luigi è una persona molto libera, per cui voglio chiedere, sentiti libero se vuoi stare lì come ospite mentre noi svolgiamo la nostra mattinata o se vuoi accomodarti qui, preferisci stare lì, molto bene. La nostra mattinata si svolge in tre momenti. Il primo momento è la restituzione dei dati di una ricerca che è stata fatta a livello nazionale e quindi anche regione per regione. E per evitare di fronte dei ragazzi giovani come voi di farvi sorbire una pappardella abbiamo fatto una scelta diversa che è quella di procurarvi in anticipo circa una settimana fa, io vi ho portato qui l'opuscolo che riporta tutti i dati della ricerca in modo che lo poteste studiare, lavorarci sopra e vedere che tipo di risonanza ci fosse e
con il mio aiuto cercheremo in questo primo momento di analizzare i dati. Il secondo momento che passeremo sarà invece uno spettacolo teatrale che è stato ridotto perché durerebbe molto di più e che è composto dai ragazzi qui dell'istituto, intitolato Ritratti, dove prendono in rassegna alcune persone che sono state molto significative nel nostro paese all'interno del discorso delle mafie, e quindi vedremo che cosa i ragazzi già per conto loro riescono a produrre nella propria mente rispetto a questa tematica, e quando si dice mafia si dice anche antimafia. E il terzo momento invece sarà la restituzione che ci farà Don Luigi, dopo aver ascoltato la prima parte, la seconda, dopo aver elaborato tutta la sua esperienza, il trovarsi qui di fronte ad una, alle nuove generazioni, vedremo che tipo di messaggio, sicuramente sarà di speranza, ci lascerà, e questo sarà il terzo momento. I tempi dovremmo finire verso le 11 con la prima parte, tre quarti d'ora circa lo spettacolo teatrale, un quarto d'ora di ritardo tra un momento e l'altro, quindi pensiamo che per mezzogiorno possiamo cedere la parola a Don Luigi e poi decidere a lui in quanto parlare, perché poi deve andare a Milano. A Milano si incontrerà con altre persone più adulte, con personaggi di rispetto come il sindaco di Milano, l'arcivescovo di Milano, e quindi la nostra giornata la concentreremo su questo tema. Però questi tre momenti sono inanellati l'uno con l'altro, ma hanno come obiettivo quello di creare un quarto anello, nel senso che la nostra ricerca, e spero che poi riusciremo a, a delinearlo meglio, la nostra ricerca non finisce con interventi come quello di stamattina, con l'evento, punto e basta. La nostra ricerca vuol dire aprire la possibilità di partire da questi dati, che non sono poi sempre così positivi, per capire dov'è che è meglio potenziare i nostri interventi per il contrasto alle mafie e quindi per la prevenzione e per l'educazione. Perché abbiamo scelto Asola? Una delle indicazioni che ci siamo dati come Libera quando abbiamo fatto la ricerca è stata quella di restituire questi dati in quei luoghi dove di solito noi non siamo, non siamo presenti. Allora, aver scelto Asola, un paese che per Don Luigi credo che sia un po' sperduto, mai sentito parlare di Asola, mentre veniva in macchina andava a cercare in internet che cosa volesse significare il nome, che tipo di paese è, quindi abbiamo scelto apposta per questo. Io avevo incontrato casualmente il dirigente scolastico qualche tempo fa e insieme abbiamo deciso di offrirvi questa opportunità di ragionare sui dati di questa ricerca in modo tale che potesse aprire la strada ad un futuro insieme con noi di Libera e con le autorità che ci sono qua, perché lo facciamo in una scuola, ma bisognerebbe che queste argomentazioni, queste tematiche venissero affrontate sul territorio. Quindi spero che anche la presenza di persone altolocate come quelle che ci sono, la provincia, il sindaco, il provveditorato, che non si chiama più provveditorato ma comunque mi viene ancora questa parola, il sindaco di Gazzoldo eccetera, Azzolino che fa parte della consulta sulla legalità, è il presidente poi, no? Sì, quindi abbiamo quindi personaggi che ci devono poi aiutare a uscire fuori anche dalla scuola. Il messaggio che vi lasceremo, so che qui siete quasi tutti di quinta, quindi forse l'anno prossimo, speriamo che non siate qui, in modo che la promozione vi faccia uscire dall'istituto, ma noi vorremmo che questo messaggio rimanesse all'interno della scuola, perché credo che le nuove generazioni hanno un grandissimo compito, che è quello di raccogliere l'eredità che il mondo adulto vi sta lasciando, un'eredità un po' scabrosa, e quindi il dover elaborare alcuni dati per poi costruire un futuro toccherà a voi. Quindi è una responsabilità molto grande, ed è per questo che il tema che ho suggerito a Don Luigi è proprio di fronte alle nuove generazioni, mafia e corruzione, come comportarci, che messaggio vuoi dare a queste nuove generazioni. Bene, questa è la premessa che ho voluto
per inquadrare il contesto in cui ci troviamo qui questa mattina. Avete fatto il compito? Io vedo che qualcuno ha in mano il libretto, quindi penso che abbiate in mente almeno che cos'è questo libretto. Se c'è già qualcuno che vuol fare delle domande, altrimenti possiamo facilitarvi con una seconda introduzione al perché abbiamo voluto come Libera fare questa ricerca. Intanto concentratevi, perché poi vi lascio lo spazio o di fare domande o di fare riflessioni, perché se avete già letto i dati, le percentuali di questa ricerca, può darsi che abbiate già delle sottolineature vostre da fare. Allora, faccio questa premessa, spero di essere molto breve. Libera è nata nel 1995, come data simbolica abbiamo fissato il 21 marzo perché è il primo giorno della primavera, quindi il risveglio della vita, della natura, la rifioritura, eccetera. Ma Libera ha delle radici molto più nel passato. Quando nel 92 Don Luigi Ciotti, che veniva e viene da una pluridecennale esperienza sulla strada, perché è da anni, da decenni che lavora sulla strada nel mondo del disagio, lo sintetizzo così, di fronte a quello che è successo nel 1992, le famose stragi di Capaci, Via D'Amelio, anche quelle del 93, eccetera, ha sentito uno strattone per dire sì, la strada, ma io devo andare oltre il ciglio di questa strada, perché c'è un qualche cos'altro che dobbiamo verificare, c'è un terreno fertile al negativo nel quale dobbiamo entrare per poter capire meglio, ed è il discorso delle mafie. Quindi dal 92 al 95 si è cominciato a pensare a Libera. Libera è nata soprattutto sul tema della memoria, perché le stragi hanno richiamato questa forte necessità di fare una memoria storica, perché se non si fa memoria, se si perde la memoria, non si può costruire il futuro. E quindi da lì è nata l'idea di Libera. Però nel 2016, quindi non vi sto facendo tutta la cronistoria di Libera, nel 2016 ci siamo fermati un attimo e ci siamo chiesti: ma in questi 21 anni che sono passati, dove siamo noi? Se ci guardiamo dietro, chi è che viene dietro di noi? Abbiamo fatto tanto, dalle prime 300 associazioni che si sono costituite insieme per formare Libera siamo arrivati a 1500-1600 associazioni. Ok, è vero, siamo in tanti, però i territori dove sono? Cosa sanno delle mafie? Che informazioni hanno? Che coscienza hanno? E quindi ci siamo fermati un attimo e ci siamo detti: ma non è che magari noi stiamo andando avanti così con uno standard di interventi e le mafie in 21 anni sono cambiate e noi perché non cambiamo? Quindi di fronte a queste domande ci siamo fermati e abbiamo detto: dobbiamo metterci all'ascolto dei territori. E quindi ci siamo inventati questa ricerca, che è partita con dei questionari, ne abbiamo somministrati 10.343 in tutta Italia, sono 495 solo in Lombardia, questionari che sono entrati nelle scuole, che hanno intervistato personaggi sia esperti del discorso mafioso sia non esperti, ma che fanno parte di un mondo delle categorie che svolgono dei servizi all'interno dei quali c'è sempre il rischio di andare a braccetto con la mafia, eccetera. Abbiamo fatto una ricerca proprio molto grande e da questa ricerca un comitato scientifico ci ha dato un grosso aiuto per riportare i dati che voi trovate qui sul vostro opuscolo, prima a livello nazionale, e poi abbiamo pensato che sarebbe stato interessante compiere un viaggio regione per regione in modo tale da restituire ai territori questi dati qua. Quindi da settembre del 2018 abbiamo iniziato il nostro viaggio e 4 febbraio, 10 febbraio è la settimana in cui tocca la Lombardia compiere questo viaggio. Abbiamo iniziato l'altro giorno, il 4,
Ieri c'era Bergamo, oggi c'è Asola e stasera ci sarà Milano. Quindi stiamo compiendo questo viaggio per la restituzione, ma restituire non vuol dire soltanto leggervi i dati, ma vuol dire capirli. E quindi è questo il momento in cui vorrei chiedere a voi se ci date una mano, perché il nostro mondo adulto è molto diverso dal vostro. Quando dico mondo dico la mente, dico il modo di riflettere, il modo di ragionare. Quindi chi di voi ha avuto il coraggio di fare il compito a casa e di leggere questi dati, se ha il coraggio, adesso sto guardando se c'è qualche mano alzata, magari di venire più al microfono in modo che tutti sentano, siete persone, molti di voi poi faranno vedere che non hanno paura del pubblico, perché venire qui a cantare, a suonare dal vivo vuol dire che avete una capacità anche relazionale molto alta. Penso che anche per fare una riflessione seria che non sia dettata da un copione ma da quello che vi viene dentro, vi possa facciamo una cosa silenziosa intanto, alzi la mano chi ha dato almeno un'occhiata a questo opuscolo, alzate solo la mano, molto bene, tante mani. Avete dato un'occhiata? C'è qualcuno che oltre all'occhiata ha cercato di approfondirlo un po' di più? Alzi la mano. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cominciamo da questi che hanno alzato la mano per ultimi. Prego, Vilma. Ho letto nel pensiero. Ho letto nel pensiero. Sì, la cosa che mi ha stupito più di tutte era sulla percezione di come la criminalità organizzata interviene nei vari campi anche così economici, nel senso che la percezione che ho visto era sfalsata rispetto alla realtà, nel senso che mi pare che ai primi posti apparisse la prostituzione. Ho così fatto delle ricerche sul web e in realtà fra i primi posti c'era il commercio di stupefacenti, i rifiuti, che lo smaltimento illecito di rifiuti ad esempio, che se non sbaglio risultava fra gli ultimi posti, ecco. Quindi una cosa che mi ha stupito è come la gente comunque non avesse una percezione realistica su questo, e quindi probabilmente dettato anche da una scarsa informazione fra la popolazione che magari non è nemmeno interessata, nel senso che spesso nel giornalismo d'inchiesta appaiono questi sono articoli, sono servizi anche così televisivi, su programmi abbastanza noti, per questo tipo di giornalismo, e quindi ecco, questa è una cosa che mi ha colpito. Molto bene. C'è qualcun altro che, lui ha rotto il ghiaccio, ma penso che non sia rappresentativo di tutti voi 200 alunni. C'è qualche altro studente che si vuole? Prego. Come ti chiami tu? Paolo. Grazie Paolo. Tu ti chiami? Paolo. Paolo II. Se Giovanni Paolo II, ti vengo Paolo II. Allora, la mia domanda parte sul fatto, più che altro relativa agli ambiti in cui opera Libera. Al giorno d'oggi si sente parlare molto spesso di leggi per l'approvazione delle droghe leggere. E la mia domanda era appunto questa: Libera come si pone di fronte a questa legge? Cioè, sono molto emozionato, quindi chiedo perdono. Perché la grossa è tossicodipendenti e contro le mafie. Come si pone? Cioè, è meglio indebolire le mafie legalizzando le droghe leggere o è meglio tutelare i cittadini italiani?
è logico. Su questa domanda di Paolo 2, è logico che di fronte al mio capo non mi prendo la responsabilità di dare una risposta che potrebbe non concordare con il presidente di Libera. Dico solo una cosa, sono sicuro che se per caso dovessimo legalizzare le droghe leggere e quindi rubare il mercato alle mafie, sono sicuro che le mafie non stanno ferme. Quindi non è che risolviamo il problema delle mafie, però siccome vorrei concentrarmi di più sul discorso della ricerca, affido davvero a Don Luigi, magari alla fine quando farà la sua restituzione, se vuol fare un passaggio anche su questa domanda, visto che è da decenni che ha lavorato anche nel campo della droga, con l'accoglienza, con la promozione di comunità di recupero per tossicodipendenti eccetera, credo che possa essere soltanto lui che ci dà una risposta basata sulla sua lunga esperienza. Rispetto agli altri dati, ci sono altre domande? Cioè, in effetti è vero, come diceva prima Paolo 1, che ci sono nella ricerca emerge che il traffico di droga come percezione è al 64,3%, poi vengono gli appalti truccati al 36,%, il lavoro nero al 26,8%, ma c'è una cosa in questa ricerca che ci scombussola, perché i dati non vanno letti semplicemente così in lineari, come se fosse un romanzetto, come se fosse un racconto, vanno incrociati e c'è un dato particolare dove alla richiesta cosa pensi, come pensi che sia diffusa la mafia, la mafia è globale, è locale, la conosci, c'erano diverse domande su questo, viene fuori che l'80% degli intervistati, l'80% dice che la mafia è globale, e questo potrebbe essere un ottimo risultato. Ottimo nel senso che vuol dire in effetti c'è soltanto il 2,6% che dice la mafia è al sud, quindi uno dice abbiamo superato la vecchia mentalità che la mafia deve essere localizzata nelle regioni Sicilia, Campania eccetera, l'80% dice che è globale, ma poi c'è soltanto un 6% che dice che è anche nel nostro territorio. Allora qual è il rischio? Il rischio è che se da una parte è vero che è globalizzata la mafia perché ha oltrepassato i confini italiani, dall'altra parte il rischio è quello di allontanarla, è dappertutto ma non c'è qua, questo è un grosso rischio, e quindi l'andare in giro, compiere questo viaggio, noi l'abbiamo chiamato il viaggio di libere idee, idee in viaggio, e far sottolineare questi incroci di dati è proprio perché ci deve far pensare che forse c'è una scarsa consapevolezza della infiltrazione che ha fatto la mafia negli anni scorsi, ma che oggi non si può più chiamare infiltrazione perché non si sta più infiltrando, ormai c'è un contagio che è veramente molto forte. E non c'è in corrispondenza il nostro contagio, perché come dicevo all'inizio, il fatto di esserci fermati ad ascoltare i territori ci fa veramente molto molto pensare, perché noi ci affatichiamo, facciamo tante cose, interveniamo, ci siamo inventati un sacco di iniziative eccetera, poi alla fine vai a leggere i dati e vedi che la percezione sul territorio non corrisponde alla realtà. E quindi c'è molto 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 da fare rispetto a creare coscienza, a creare responsabilità, corresponsabilità, perché ci sono anche tanti momenti in cui si utilizza la parola legalità, cena della legalità, giornata della legalità, settimana della legalità, ma la parola legalità va aggiunta la giustizia, la responsabilità, la corresponsabilità, la conoscenza, la coscienza. E quindi è logico che questi dati, se li leggiamo nei loro incroci, ci chiedono veramente di rimboccarci di nuovo le maniche e forse individuare strumenti diversi
oltre a quelli che già abbiamo adottato in questi anni. Vieni, vieni qua, grazie. A me aveva colpito molto il motivo per cui le persone non denunciano gli episodi di corruzione. Per cui a me la domanda che mi sorge spontanea era per quali sono i motivi e i metodi che potrebbero cioè, motivare le persone ancora di più a esporsi contro la mafia, a denunciare questi episodi di corruzione. Sì, è vero. Rispetto alla corruzione, il motivo principale per cui c'è una consapevolezza che la corruzione è molto dilagata, ma che dall'altra parte non c'è una corrispondenza proporzionata al fatto della denuncia, è vero che il primo motivo è la paura delle conseguenze. Si ha paura. Ed è abbastanza logico. Però se le persone vengono lasciate sole, è anche logico che la paura aumenterà, e quindi più aumenta la corruzione e meno aumenta la denuncia. Noi di Libera ci siamo inventati alcuni strumenti per poter stare vicini a queste persone, cercare di sensibilizzarle, aiutarle, garantirle. Fino a un paio di anni fa avevamo trovato uno strumento che si chiamava SOS Giustizia, dove le persone che veramente facevano fatica ormai ad andare avanti nell'essere stati strozzati dalle mafie, avrebbero voluto denunciare ma avevano paura, potevano telefonare, avere dei colloqui particolari, privati, dove venivano accompagnati alla denuncia, quindi era un percorso. Però lo strumento, dopo un po' ci siamo fermati, abbiamo detto che forse andava modificato. Allora abbiamo creato uno strumento che è stato inaugurato a settembre del 2018, si chiama Linea Libera, c'è un numero verde, e dicendo numero verde potrebbe sembrare, ma sì, sono i soliti numeri verdi. No, dietro questo numero ci sono delle persone esperte, per cui se venisse divulgato questo numero verde, io credo che quelli che incappano nella corruzione ma che a un certo punto non ce la fanno più perché vogliono uscirne e arrivare anche alla denuncia, partendo da un numero verde possono intraprendere una strada che li faccia sentire più leggeri, più liberi nel loro dramma. Quindi se si vuole, visto che voi poi in questo momento non sarete incappati nella corruzione, ma per il vostro futuro siete molto abili nell'usare internet, nell'usare questi social network, eccetera. Se volete, nella ricerca troverete sicuramente degli strumenti che possono aiutarvi ad arginare questa peste della corruzione, perché veramente sta dilagando in tutti i territori, in tutti i settori della politica, anche la religione, anche un po' dappertutto. Naturalmente, come si suol dire, non generalizziamo, perché come dice il nostro presidente, distinguere per non confondere, è logico, non dobbiamo generalizzare, però c'è. Sì, prego. Mi fa da orologio perché non ho l'orologio alle 11:10. Ma io sono abbastanza preoccupato sul nostro territorio per quanto riguarda il discorso legato allo smaltimento dei rifiuti, e volevo chiedere se avevate segnali o se dalle vostre ricerche era emerso qualcosa su questo tipo di attività illecita, e poi il vostro pensiero rispetto alla nuova norma che mette le amministrazioni pubbliche nella condizione di dare gli affidamenti diretti fino a 150.000 euro invece dei 40.000 precedenti. Grazie. Sì.
Sì, dalla nostra ricerca in Lombardia c'è una sproporzione tra l'interesse che possa attirare diciamo il discorso di, dell'ambiente e invece la realtà. Noi viviamo in un territorio, forse qui a Asola, siete lì sul confine tra Mantova, Cremona, Brescia, ma sul Bresciano, che sono i nostri vicini, l'inquinamento è molto 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 alto. Se parti dalla Francia Corta, Ospitaletto, Passirano, la Caffaro, la Brebemi, l'autostrada Nuova Brescia, Bergamo, Milano, dove ci sono dei rifiuti tossici, Vidizzolo, cioè Montichiari, dove ci sono delle discariche che hanno creato dei grossi problemi di salute. Quindi di per sé è molto alto il rischio di questa tematica. Purtroppo però c'è una sensibilizzazione molto bassa e quindi anche la ricerca ci conferma che ci sono, che c'è una percezione che non corrisponde alla realtà. Non possiamo dire che la percezione sia semplicemente ignoranza o incoscienza, perché non abbiamo fatto domande più specifiche, però sicuramente è un settore questo dove dobbiamo darci da fare veramente tanto, perché il rischio è molto molto alto. Sulla seconda parte della domanda io mi astengo da rispondere, nel senso che piuttosto che dare risposte fasulle o fare delle gaffe, non mi sento competente, e quindi se magari qualcun altro ci desse una mano a leggere questo dato, non so se tra i presenti, sì, Nicola è molto competente in merito, quindi... No, chiaramente questa è una norma che è stata introdotta come idea per cercare, no, di sbloccare, agevolare, sburocratizzare tutta una serie di lavori fermi nella testa di chi ha proposto questa modifica nell'ottica appunto di sburocratizzare, velocizzare, ma di fatto chiaramente è un favore soprattutto a chi ovviamente da questa misura riesce poi a bypassare tutta una serie di controlli e di verifiche. Qui poi sta molto alle amministrazioni, nel senso che la soglia per legge quindi è stata innalzata, però poi tipo l'amministrazione può comunque decidere di mantenere una soglia molto più bassa, dando come indirizzo ai propri uffici di continuare a rispettare già i 40.000 per me, ormai, chiaramente. Però è chiaro che poi tutto va valutato nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia, però i controlli sono fondamentali e quindi la posizione, per esempio, anche insomma, condivisa, credo, insomma, con il Libero, con l'Avviso Pubblico, con i sindacati, con tutte le associazioni che si occupano di appunto di contrasto a mafia e corruzione e che insieme cercano di anche sensibilizzare il governo di turno nella massima attenzione sui temi fondamentali in questa battaglia, è chiaramente di critica, perché qui chiaramente poi la presenza di amministrazioni oneste e di trasparenza poi è tutto verificabile, ma dove qualcuno poi vuole insinuarsi e bypassare appunto controlli e verifiche, è chiaro che è a gioco facile. Grazie. Studenti, studentesse, hanno ancora sentito una voce femminile. Pure nella nostra ricerca, nel campione, le donne sono quelle che hanno corrisposto di più. Adesso non potete rimanere nel silenzio. Nella vostra scuola non era arrivato il questionario, quello che poi ha prodotto questi dati. Quindi è un motivo in più per dare continuità poi a un lavoro più specifico. Allora, qualche altra riflessione, chi ha letto, chi ha studiato, chi ha fatto degli incroci? La Gazzetta di Mantova, se vuole. Sì.
Sì, scusa. Volevo chiedere alla domanda quale mezzo di comunicazione riesce a raccontare meglio i fenomeni mafiosi. In Lombardia solo il 14% risponde al giornalismo di inchiesta. Ecco, volevo chiedere come possiamo rendere questo strumento più efficace nel raccontare il fenomeno mafioso in Italia. Grazie Matteo. Dunque, alla domanda quale mezzo di comunicazione riesce a raccontare meglio i fenomeni mafiosi, in Lombardia al primo posto c'è la televisione, è il 21%, poi c'è il cinema, 19%, quindi vuol dire che i mass media colpiscono abbastanza. Il giornalismo di inchiesta è 14%, è vero, è più basso, ma la cosa più preoccupante per noi di Libera, che da anni lavoriamo sul discorso delle mafie, è che le lezioni a scuola e all'università sono al 13%, è un dato molto basso, eppure è il nostro cavallo di battaglia, perché voi sapete che Libera sta in piedi su quattro gambe, il cavallo è un quadrupede che ha quattro gambe, quindi un animale in movimento, e le quattro gambe sono la memoria, la seconda gamba è quella della formazione, appunto entrare nelle scuole, la terza è quella dei beni confiscati e la quarta gamba sono le politiche sociali. Bene, sull'informazione noi ci stiamo investendo veramente tanto, abbiamo diverse persone che vanno nelle scuole, fanno formazione, eppure soltanto il 13% ha la percezione che funzioni questo strumento. Quindi per noi è un dato molto preoccupante, perché qualche cosa dovremmo pur cambiare. È vero che il giornalismo d'inchiesta è al 14,5%, come diceva Matteo, però probabilmente, visto che la ricerca in Lombardia ha la media di età di 25 anni, è facile che chi è stato intervistato non abbia una consapevolezza, non abbia una, come si può dire, una voglia di andare a leggere, di correre dietro i processi che ci sono, eccetera. Per cui probabilmente questo dato, che è abbastanza basso, dipende dal fatto che l'età dei giovani non permette di essere rinfrescati su tutto quello che avviene all'interno di questo settore della mafia. Però ripeto, la nostra preoccupazione più importante è quella lì del dato, dove noi ci stiamo dando da fare di più e abbiamo dei risultati poco soddisfacenti. Prego. Il nome, il titolo? Allora, io sono novella Caterina, mi hanno presentato come il provveditore, ma insomma sono novella. E in realtà volevo chiedere qualcosa proprio ai ragazzi. A pagina 20, se avete il rapporto, c'è una domanda che mi interesserebbe rivolgervi e sulla quale vorrei sollecitarvi. Che cosa ti toglie di più la mafia? C'è un elenco di possibili risposte. C'è qualcuno che si sente di raccontarci qual è la sensazione rispetto a questa domanda? Che cosa secondo voi la mafia ci toglie di più, toglie al vostro futuro? Grazie. Sicuramente non è una domanda che ha la risposta esatta, perché ci sono un elenco di possibili risposte e un conto sono i risultati della ricerca, dove al primo posto c'è la libertà, 40%, e il lavoro 4,9%, per esempio, un dato molto basso. C'è qualcuno che vuole rispondere comunque alla domanda qui più personale? Cioè, non cercate di identificarvi nelle percentuali che sono scritte qui. Se vi facessero la domanda così ex abrupto, così d'improvviso, cosa ti toglie di più la mafia, per come l'hai concepita, per come la conosci? Prego.
Alessandro. Io penso, come ha risposto la maggior parte delle persone sul sondaggio, che alla fine la cosa che toglie di più la mafia non sia una cosa materiale, tangibile come il lavoro oppure la ricchezza, ma proprio sia il valore della libertà oppure della speranza nel futuro, perché è difficile pensare di dover far carriera in uno Stato che può non essere dalla tua parte, e quindi penso che sia questo quello che toglie di più la mafia, la fiducia. Beh, adesso mi hanno stuzzicato proprio, dai, una voce femminile. Dini. Ai giovani, perché non so, sapere che, a parte che secondo me i giovani sono un po', diciamo, in qualche modo ignoranti sulla mafia, perché io per esempio non ne so molto, e vedo anche parlando con i miei compagni che non abbiamo molte informazioni, quindi può essere utile anche in una giornata come oggi avere più informazioni, visto che è una cosa comunque molto diffusa, e essendo diffusa un po' in tutti gli ambiti, quindi politici, economici, toglie anche sicurezza ai giovani, perché magari può togliere lavoro o può rendere meno sicuri anche nella vita di tutti i giorni. Per esempio, se pensi di andare in giro, che potresti essere in qualche modo diciamo preso dalla mafia, cioè in qualsiasi ambito, è un po' una mancanza di sicurezza nei ragazzi, e quindi magari poca speranza nel lavoro, nel futuro in generale, e soprattutto nella politica, se magari si pensa che dietro a ogni cosa del comune, dello Stato in generale, c'è della corruzione, della mafia, un po' magari i giovani li può spaventare in qualche modo. Grazie Monica. Dicono che il buon esempio trascina, vediamo se c'è qualche altra voce femminile che segue Monica. Se non sulla domanda diretta che ha fatto. Ah, ce n'è una. Benissimo. Il tuo nome, ve lo chiaro? Sira. Beh, secondo me la mafia toglie libertà e dignità, perché io penso che la mancanza di libertà sia anche una distruzione della dignità, e anche sicuramente sicurezza e speranza, perché se io in un ambiente in cui vivo non sono sicuro, sicuramente non ho speranza per il mio futuro. Che diceva che comunque aveva delle radici anche in ambito politico del Parlamento. Volevo vostra opinione. E qui dovremmo aprire un convegno a parte. In aggiunta questa? Sì, volevo fare, approfitto di un minuto, volevo fare una domanda che è anche una considerazione, visto che il ragazzo Matteo mi pare aveva fatto appunto una domanda.
sul giornalismo d'inchiesta. La considerazione è questa, ecco, sappiamo tutti che anche a Mantova abbiamo i nostri problemi di mafia, c'è un processo in corso a Brescia, la cosiddetta inchiesta Pesci, in cui Libera è anche parte civile. Noi direttori di giornali abbiamo due anche sistemi di misura che ci aiutano a capire quanto un argomento che stiamo trattando sul giornale, quanto un'inchiesta, quanto un articolo possa interessare o no. E sono i dati che ci arrivano all'indomani dalle edicole, e per quanto riguarda il web ci sono degli strumenti fenomenali che ci permettono di capire quante persone leggono un articolo, quanti aprono una pagina, quanti vedono un post su Facebook con una determinata notizia. Ecco, la cosa che un po' mi preoccupa è questa, malgrado il nostro sforzo nel seguire questo processo anche abbastanza difficile anche appunto a Brescia, che riguarda infiltrazioni mafiose nella provincia di Mantova, è in assoluto uno degli argomenti meno letti sia sulla carta che sul web. Malgrado questo noi continuiamo a seguirlo, perché penso che un giornale non debba solo pensare al ritorno in edicola del giorno dopo, ma anche comunque ad informare la popolazione su un tema scottante. Però ecco, così vorrei chiedere a Luigi se è un problema solo nostro, oppure se è abbastanza diffusa questo atteggiamento, diciamo così, di non interesse verso questi temi. Se prendo come termometro il processo Pesci, dovrei dire che non sta facendo un gran scalpore nel nostro territorio. Parlo di Brescia, parlo di Mantova, parlo di Cremona. Anche Cremona vedo che c'è qualche persona sensibile che cerca di seguire il processo, eccetera, ma a livello territoriale proprio non è. E ricordo che il 21 marzo, che abbiamo fatto a Mantova, era stato fatto apposta come momento regionale per svegliare un po' le coscienze, per far vedere che Mantova deve rianimare il proprio corpo, un corpo senza anima, naturalmente riferito al discorso delle mafie nel nostro territorio. Però l'eco di quel 21 marzo è durato molto 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 poco, quindi io credo che a livello di giornalismo dobbiamo diffondere di più le informazioni su come sta procedendo questo processo, perché è un processo che riguarda proprio il mantovano. Viene fatto a Brescia semplicemente per motivi tecnici, perché il Tribunale di Mantova non poteva rispondere diciamo a una preparazione per poter avere le videoconferenze con i vari carceri nei quali sono detenuti gli imputati, eccetera, per cui è stato trasferito a Brescia, ma è sul mantovano. Il processo Pesci si chiama, sapete perché si chiama Pesci? Danno sempre dei titoli un po' particolari. Si chiama Pesci perché i due PM, il pubblico ministero e la sua collaboratrice, sono dal segno dei pesci e quindi hanno voluto dare questo nome particolare. Ma non è il cognome di qualche imputato, perché qualcuno me l'aveva chiesto, e quindi è bene chiarirlo questo qua. Il processo Pesci è un processo che andrebbe veramente portato anche nelle scuole, secondo me, perché è un termometro davvero che dà significato a quanto la gente può essere cosciente su quello che succede nel proprio territorio. Sono le 11? Allora, sicuramente non abbiamo esaurito quasi niente della nostra ricerca, abbiamo dato risposte anche molto, molto brevi, andrebbero approfondite. Ogni domanda avrebbe un convegno a parte, si potrebbe dire questo. Quindi noi mettiamo dei puntini di sospensione sul discorso della ricerca, fatti apposta per creare un aggancio con la vostra scuola e con il territorio. Adesso ci sarà un attimo di respiro, perché non so quanto ci impiegano i nostri studenti. 5 minuti, salgono sul palco, si concentrano e ci daranno una rappresentazione di alcuni ritratti di personaggi molto simili.
portati, perché loro sono speciali, loro sanno creare sempre una magia immensa. Guardi che vengono a provare al sabato pomeriggio, si autotassano per andare negli spettacoli, fanno i cartelloni, vengono qua soltanto per portarli. Davvero sanno creare sempre una magia, una gioia, e rendono davvero, davvero la nostra vita più bella e migliore. E io non finirò mai di ringraziarli tutti. Una cosa sola. Sente, lo si vive, ai ragazzi di Gattoldo che fanno parte solo del Falcone da quest'anno e saranno sempre del Falcone, ai ragazzi del Falcone, il Falcone è questo, l'onore, la dignità, l'entusiasmo, ma la meravigliosa energia che tutti voi avete e che tutti voi sapete trasmettere a noi oggi. L'avete dimostrato, lo dimostrate e lo testimoniate sempre. Sappiate che questa forza che voi avete è la forza che deve essere contagiosa dappertutto. E io qui adesso lascio le riflessioni a persone molto più autorevoli di me, molto più vere di me, molto più reali forse di me, ma ricordatevi, non dimenticate mai quello che siete e soprattutto non dimenticate che siamo un gruppo, siamo una scuola, e non si può non essere orgogliosi in una scuola così, che sa toccare le corde, che forse queste corde, se analizzate, interpretate e vissute, contribuiscono sicuramente a creare una società migliore. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi. Partiamo la bottega e prepariamo il momento topico della riflessione. Allora, Don Luigi Giotti qualche giorno fa era a Trieste per un'altra iniziativa di Libera simile a questa. Ho seguito tramite il giornale di Trieste, Il Piccolo, che d'altro è diretto da un mio caro amico, Enrico Graziani, alcune cose che lui ha detto, e una in particolare mi ha fatto molto riflettere, e questa sarebbe anche la mia prima domanda. Don Luigi Giotti ha detto in quella sede: il problema del nostro paese non sono i migranti, il problema sono i mafiosi. Prego. Allora, devo dire che questi stupendi vostri compagni che hanno cantato, hanno suonato, ecco, loro dovrebbero andare a Sanremo una sera. Una seconda considerazione che vorrei fare, ma da queste parti sono tutti intonati, perché tutti hanno cantato, sono andati nel coro, sono fatti solisti, ma soprattutto io ho colto la profondità della passione di cui noi abbiamo tutti oggi bisogno. Guardate ragazzi, una cosa importante, sì, io ho detto che due considerazioni, ho detto Trieste dove per tre giorni 500 persone del nord-est per la prima volta hanno lavorato, 500 persone per tre giorni hanno lavorato insieme in 8 gruppi di lavoro, 2 assemblee, una di apertura e una di chiusura plenarie, per cogliere il problema della violenza, della corruzione, dell'illegalità, delle mafie nel nord-est d'Italia. 60 relatori, docenti universitari, operatori, testimonianze.
vi prego di credere uno spessore di contenuti unico. Unico. C'è tanto bisogno di riflettere, di non dimenticarci che la conoscenza è la via maestra del cambiamento. E proprio in apertura io mi ero permesso di dire che il vero problema oggi non sono i migranti, come viene fagocitato nell'immaginario, nella storia, nei fatti, ma sono i mafiosi e la mafia. Fra poco vi dirò, non la percezione degli italiani nei vari territori del problema mafioso, ma fra poco vi dirò qual è la reale fotografia oggi delle mafie nel nostro paese. Allora capirete il perché di questa affermazione, che non è retorica, perché la retorica non ci appartiene. Quando al centro della riflessione c'è la vita delle persone, ecco, qui in questa sala non c'è uno di noi che è uguale all'altro, siamo tutti diversi, ma guarda caso, siamo tutti diversi. Facciamo in modo che la diversità non diventi mai, mai, mai avversità, ma è sempre un dono, è sempre una ricchezza. Ecco, allora io lì ho detto proprio questo, ma non voleva essere un'etichetta per qualcuno, no, non mi permetterei mai, non mi permetterei mai, ma credo che abbiamo il dovere di fermarci seriamente a riflettere. Tra pochi giorni uscirà un piccolo libretto che io ho preparato da un titolo molto corretto, anche se scomodo: Lettera a un razzista del terzo millennio. Guardate, è tanto di documentazione che smonta delle immagini che vengono fagocitate, ecco. Non è un giudizio su nessuno, perché tutti siamo fragili, siamo piccoli. Ma una cosa che voi mi insegnate, poi in una scuola al massimo, ma tu anche nel giornalismo sei un punto di riferimento importante, abbiamo bisogno che nessuno, ma proprio nessuno, manipoli la verità. Abbiamo bisogno non di una verità di approssimazione o di appropriazione, c'è la verità. Allora dobbiamo anche documentarci, essere seri, poi possiamo avere opinioni diverse, ma nel dialogo, nell'ascolto, nel confronto, nella seria documentazione, molti estremi possono avvicinarsi. Abbiamo questo dovere, perché è in palio, lì davanti c'è la storia, la vita, le fatiche, le speranze delle persone. Mi sono permesso anche di dire in quel momento che le leggi devono tutelare i diritti, non il potere. Le leggi devono tutelare i diritti, non il potere. Le leggi devono promuovere, sono cose che voi vi insegnate, la giustizia sociale, non le disuguaglianze e le discriminazioni. Sia ben chiaro, nessuno nega che l'immigrazione sia un problema di enorme complessità. Nessuno deve negare questo. L'immigrazione è un problema di enorme complessità, da governare con pragmatismo e lungimiranza. Se no scattano, c'è il rischio di innescare forme di disagio, di rifiuto, di insofferenza, ma queste sono misure che prevalentemente marginano e respingono. Allora, quando si è voluto governare queste situazioni, la politica ha un ruolo importante, è stato possibile. Allora dobbiamo rivedere, ricostruire dei percorsi che non penalizzino la storia di chi è più in difficoltà. C'è molta debolezza, attenzione, voi siete ragazzi svegli e lo capite, c'è molta debolezza in questa ostentazione di muscoli, perché c'è un'ostentazione di muscoli, ci si accanisce contro le fragilità degli altri per la paura sotto sotto di riconoscere le proprie fragilità. Questa è una società debole, l'Italia è una società debole, è un paese che io amo, e se sono qui è perché lotto per il paese che io amo, mettendo sempre al centro, vi prego, fatelo anche voi,
la dignità che una ragazza qui ha recuperato in modo meraviglioso quando è venuta qui, la parola dignità. È in gioco la dignità, è in gioco la vita, la dignità, la libertà di tutti. Questa è la mia preoccupazione in casa nostra e sulla faccia di questo mondo. Allora c'è molta debolezza in chi ostenta i muscoli. Non ci si può cadere verso gli altri, le persone più fragili, perché questo è un modo di non riconoscere la nostra fragilità. Ma è proprio riconoscendo la nostra fragilità di persone, la fragilità stessa della natura umana, perché la natura umana di tutti noi, noi siamo persone fragili. Prendere coscienza della nostra fragilità ci rende più forti. Ecco, allora, in questo senso, credo che si può costruire un mondo più giusto, ripulito da egoismo e da razzismi, da rabbia, fomentate e manipolate da semplificazioni, a volte da ignoranza, da non conoscenza o per altre ragioni. Mi è molto piaciuto l'idea che avete avuto di quelle immagini di tante persone che hanno segnato un po' la nostra storia, la loro storia che si è mescolata questa mattina con tante storie, anche con le vostre storie. E mi ha fatto piacere quando ho visto che avete ricordato Martin Luther King, che ha lottato per la libertà e la vita del suo popolo. Sono passati 50 anni. Quest'anno la Chiesa Battista, lui era un pastore battista, la Chiesa Battista mi ha chiesto se io potevo fare un'orazione. Io sono piccolo, sapete, molto fragile anch'io, i miei limiti, le mie fatiche, però ognuno ce la mette tutta. Io l'unica laurea che ho, mi sono laureato in scienze confuse. Ecco, sì, scienze confuse, non c'è l'università, la vita. E l'unico diploma ufficiale che ho, sono diplomato in telefonia e telegrafia. Ho cominciato a 17 anni però questa avventura, andando a scuola. A 20 anni nasce il Gruppo Abele, dove continuo a vivere, pur in forme diverse, con i poveri e con gli ultimi. Guai per me, guai, se io perdessi quella quotidianità, pur in forme diverse da quando ero più giovane. Quindi non ero un sacerdote, un adulto, ero un ragazzo. Perché a ogni età possiamo mettere in gioco, in proporzione all'età, la nostra passione, la nostra intelligenza, la consapevolezza delle nostre responsabilità che poi crescono nel cammino della vita, Io ho accettato di andare a tenere orazione per la Chiesa Battista di Martin Luther King, no? 50 anni dal suo sogno. E voi in parte l'avete letto, una parte del suo intervento, ma c'è un'altra parte con la quale lui termina o quasi termina, che io ho chiuso il mio intervento per ricordare Martin Luther King, quando lui dice che quando è abbastanza, buio si possono vedere meglio le stelle. Provate a pensarci che quando si va verso la sera si vedono le stelle più illuminate, si vedono meglio. E anche se stiamo attraversando, per le cose che dirò sulla fotografia, come oggi la situazione reale delle mafie nel paese, non dimenticando mai le cose belle, importanti, positive che ci sono, è il mio dovere, il vostro dovere sempre, ve lo auguro, è di essere capaci di illuminare le cose che in ogni territorio ci sono, belle, positive, da incoraggiare, da sostenere, proprio da fare conoscere, da moltiplicare questa coscienza, questa consapevolezza. Ecco, anch'io ho preso le parole di Luther King, che quando è abbastanza buio si possono vedere meglio le stelle. È un momento difficile nella storia nel mondo, non dimenticate nel mondo e nel nostro paese. Io non ho nessun titolo, ma da 37 anni il gruppo di cui faccio parte dall'inizio è in Africa, siamo in mezzo ai poveri e ai disperati della terra. E allora quando uno prende parola, noi siamo stati in Messico, e in Messico siamo negli immondiziai,
Pensate che a 400 km da Città del Messico c'è l'immondiziario dove vivono 2500 minimo mamme con i loro bambini, gli uomini non ci sono, aspettano che si scaricano i camion e con le bottiglie di plastica. Noi gli diamo una mano con un progetto di due giovani architetti a costruire le loro case per non dormire sotto delle latte con i loro bambini. Sulla faccia di questa terra c'è una povertà. L'abbiamo in casa nostra, delle situazioni di un livello impressionante per un paese che siede al tavolo delle grandi potenze, ma noi dobbiamo avere uno sguardo capace anche di guardarci attorno. Ecco allora che non è tutto semplice, che non è tutto facile, però abbiamo il dovere di chiederci che cosa possiamo fare e soprattutto dobbiamo evitare un'emorragia della nostra memoria. Dobbiamo evitare un'emorragia di umanità. Se andate sui siti, voi siete bravissimi, poi oggi questi qui sono bravissimi. Andate a vedere il sito della stampa di Torino, archivio storico, 1947-1948. Trovate, ad esempio, che il sindaco, un bravo sindaco, di un paese della Val di Susa di nome Giaglione, scrive al prefetto di Torino per chiedere gentilmente più soldi per le bare. Ho detto più soldi per le casse da morto, perché tanti nostri italiani cercavano dal sud e non solo di arrivare attraversando la Valle Stretta per andare in Francia per la stessa ragione: il lavoro, la libertà, la dignità. Troverete che il sindaco di Bardonecchia, quindi un amministratore, appiccica i manifesti per le strade di Bardonecchia per invitare la sua gente ad essere più umana. Andate a vedere, perché c'è una storia che ci ha riguardato. Trovate, purtroppo, le tragiche notizie che la stampa di Torino, perché è un giornale di quel territorio, no, allora, di famiglie intere trovate morte sui levai, perché c'erano anche gli scafisti allora. No, guardate che la gente di montagna è gente meravigliosa, ma sempre in tutti i luoghi quando c'è da fare affari, no, può capitare che qualcuno ne approfitti. Quelli che oggi sono gli scafisti, là erano persone che si facevano pagare da questa gente disperata, soprattutto mamme con bambini, che cercavano di raggiungere gli uomini che erano già in Francia, ma la legge non lo permetteva, e pagavano dei soldi, loro, tutto quello che avevano, e poi c'era chi era onesto in quella situazione difficile e complessa e che dice: guardate, adesso andate dritti, lì dietro c'è la Francia. Peccato che li hanno trovati una famiglia intera morta sul levaio, hanno salvato i contrabbandieri, sono stati di un'umanità, loro facevano contrabbando di sigarette e di altri prodotti, hanno salvato famiglie, anche se i bambini sono morti. È una storia nostra, c'è un'emorragia di memoria. Io vedo sovente il Papa Francesco per un impegno che si porta avanti. Lui ha voluto un gruppo di lavoro in Vaticano, lui, un Papa, pensate, sulla corruzione, e ci abbiamo ficcato dentro anche le mafie. È importante, una riflessione, perché anche la Chiesa deve porsi la domanda dove viene calpestata la libertà, la dignità delle persone. Però un giorno, a un certo punto, mi ha detto: lo sai, noi erano piemontesi, e lo sai che i miei nonni avevano già prenotato una nave per andare in Argentina? Per la stessa ragione, no, che l'avevamo appena detto, che ha visto milioni di italiani, compresi anche parenti vostri, andare lontano. La vita, la dignità, un lavoro, poter crescere la propria famiglia. Quanti sacrifici quei papà, quelle mamme, e anche quanta fatica, penso, sradicarsi dalle nostre stupende terre. Ma la fame, bisogno di una sicurezza per dare dignità alle proprie famiglie. Ebbene,
Papa Francesco, lui parla in modo molto semplice, diretto, forse qui vi parlerebbe così. Lei dice, sai, i miei nonni avevano già prenotato una nave per andare in Argentina, dal Piemonte, l'Argentina. Poi non ce l'avevano fatta. Disdicono la partenza con quella nave. Ne prenderanno un'altra mesi, mesi, mesi dopo. Prenderanno un'altra nave. Francesco mi direbbe che quella nave sulla quale avrebbero dovuto salire i suoi nonni è la nave Mafalda, andata a picco con centinaia di italiani morti affogati. E prima la nave Sirio. Quindi attenzione, c'è una memoria, una moria, c'è una storia. Ripeto, non è semplice, non è facile. Quando troviamo persone che non la pensano come noi, noi abbiamo il dovere di ascoltare. Non la presunzione di avere le ricette in tasca e risposte a tutti i problemi, il dovere di ascoltare. E soprattutto di cercare di costruire relazione, dialogo. Perché ci possono essere dei pregiudizi, delle paure, che oggi vengono anche molto fomentate, no, da una parte, ma non dimentichiamo che ci sono anche paure nella vita dei migranti, hanno paura. E chiudo la tua domanda, l'ho fatta lunga, ma per dirvi Marsala, libera Marsala. L'anno scorso, e quando ho sentito voi in modo meraviglioso questa mattina, ho pensato a quei ragazzi, i ragazzi di Libera di Marsala, con tutto un gruppo di migranti, ragazzi, ragazze, hanno messo su un'orchestra. Quest'estate hanno suonato sulla spiaggia e c'erano dei signori che se ne intendono, che erano rimasti colpiti di come a questa meraviglia, questa armonia, queste facce così colorate, così piene di passione. E questi milanesi hanno programmato un concerto prima di Natale a Milano, ma il concerto non si è fatto, perché quando è uscito il decreto sui migranti, che conoscete, sul quale non devo intervenire, perché parla da solo, sono scappati, paura di essere presi, vivono una situazione, ci sono il paura di entrambe le parti. Dobbiamo superare tutto questo. E allora l'invito al dialogo, da parte di tutti noi la voglia di conoscere, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Vi prego, non vivete, signorina. Non vivete di informazioni di seconda mano o per sentito dire. So che voi siete bravissimi. E quando usate internet, non andate solo a trovare qualche informazione per la tesina, che va bene, ma non fermatevi solo a trovare qualche cosa. Vi prego, scendete ancora più giù. Cercate, cercate. Non solo trovate. Ed evitate un pericolo immenso. Quello che vedo oggi molte volte della digitalizzazione anche dell'esistenza. Perché quei telefonini, che sono un progresso della scienza eccezionale, rischiano di svuotarci la vita. E quando vedo che si passa da una cosa all'altra con una velocità impressionante, tutto di corsa, tutto di fretta, col rischio che si perdano le attenzioni, anche il senso critico, allora è un pericolo. E il pericolo che si tocca con mano è la digitalizzazione dell'esistenza. Si confondono i contatti con le relazioni. Noi abbiamo bisogno di relazioni. E nelle relazioni le nostre diversità si possono incontrare, si possono vedere i limiti da una parte e dall'altra che ci sono, per cercare di costruire delle strade in cui si possa ridare dignità e speranza, una stella che si illumina. Io questa mattina qui, ve lo confesso, ho sentito quella stella, perché l'intensità con cui voi avete voluto rappresentare tutto questo, no? Beh, dici che bello, perché vuol dire una ricerca, vuol dire avere fatto dei cartelloni, vuol dire cercato di capire,
momenti di prove per cantare quelle canzoni ricche di contenuti, e quindi quelle canzoni ci hanno anche detto di tutto questo. Grazie. Don Luigi, tu hai detto a Trieste, è un'altra cosa secondo me molto molto importante, l'opinione pubblica è ferma alle stragi di Capaci e di D'Amelio, ma nel frattempo le mafie sono profondamente cambiate. Cosa vuol dire? State attenti, non è un caso che agli ultimi posti sulla ricerca fatta sulla percezione quali sono le fonti delle informazioni, non è un caso che i social sono gli ultimi posti, perché i social sono un'arma potente per dare informazioni, notizie veloci, ma per la conoscenza, quindi scendere in profondità, emerge sono gli ultimi posti, per la ragione che ho appena detto, tutti di cosa. Una cosa avere un'informazione, avere un flash, ma noi quando parliamo di scendere più in profondità, e quindi la riflessione vale anche verso la scuola, che è un livello basso, ma noi dopo anni abbiamo un po' capito perché. Ma detto questo, che è importante che si facciano delle cose, però dobbiamo chiederci perché, e grazie, ci siamo fermati nella lettura a Falcone e a Borsellino. La lettura, non dico dappertutto, ma nella stragrande, perché c'è degli addetti, persone che ci lavorano la sera e la mattina, dentro, ma in generale nel paese la lettura si è fermata a Falcone e Borsellino, alle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Nel frattempo si è fatto un idolo nel paese, dietro il quale si nascondono in tanti, che è l'idolo della legalità. Magari spieghiamo poi due cose. Ma ora io dico questo, qual è la reale fotografia oggi per poter rispondere a questo delle mafie? Le fonti sono tre, le fonti sono di grande spessore, 5 anni di lavoro della Commissione Nazionale Antimafia, chiaro? Votato con voto unanime a tutte le forze politiche, questo per me è una gioia, quando su alcuni passaggi ci si mette insieme tutti, perché gioca la nostra vita, il nostro futuro, le nostre fatiche, le nostre speranze. Secondo, Direzione Nazionale Antimafia, cioè i lavori di magistrati, inchieste, processi, indagini, ecco. Terza fonte, c'è anche un ruolo della società civile e responsabile che c'è sui territori e che può portare, perché nei piccoli quartieri, in quei paesi, eccetera, che ha le sue antenne dei contributi. Quello che vi do come fotografia lo leggo testualmente da questi rapporti, non c'è una parola in più, ma solo un sintesi, perché i rapporti sono di 1500 pagine, voi capite, no? Una sintesi brevissima, che però vi prego, siamo qui per fare un salto in avanti, siamo qui in segno positivo. Si prende coscienza di tutto questo per fare meglio e con stima e riconoscenza al lavoro che tutti gli altri hanno fatto prima. Non è quindi uno dice no, questi anni sono stati importanti, sono serviti, ci hanno permesso di fare passi in avanti. Oggi però umilmente devo prendere coscienza. Primo, cito testualmente, le organizzazioni mafiose storiche italiane hanno fatto registrare ampie trasformazioni, assumendo formule organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complessi. Le mafie sono cambiate. Secondo, un piccolo flash, evoluzione del metodo mafioso, tra intimidazione, forme varie, corruzione, aria grigia. Altro piccolo flash. Le mafie sono cambiate.
ma la loro identità è sempre legata al raggiungimento di potere e ricchezza attraverso l'accorto uso della violenza agita o minacciata, anche se le forme sono cambiate. Quali sono le quattro nuove dimensioni? Prima, per me è una fatica dirlo, ma quella ricerca di capire cosa veniva nel paese l'abbiamo fortemente voluta, perché è necessario che tutti, nessuno escluso, ci poniamo domande per poter fare meglio. Prima dimensione, progressivo allargamento del raggio di azione delle mafie in territori diversi. Nessun territorio può essere considerato immune. Chiaro? Non c'è area nel nostro paese che può dire io non ho il problema. Poi sono livelli diversi, colori accentuati e meno accentuati. Però chi ha fatto questo anni di lavoro, di ricerca, di studio, di documentazione, sono parole che hanno uno spessore e che impongono a me e a voi il prendere coscienza. 20 giorni fa, per Libera Idee, questo viaggio per l'Italia, eravamo in Valle d'Aosta. Ci siamo permessi di dire con più grande affetto la terra meravigliosa, occhio, occhio. E qualcuno diceva, ma no, qui sì, c'è stato in passato, ma ecco. 4 giorni dopo, l'avete letto sui giornali, la grande operazione in Valle d'Aosta. Ma qualcuno si era dimenticato. Io gli avevo detto, umilmente, che nel 1982, quando viene ucciso Chinnici, procuratore, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio La Torre, 1982, ad Aosta, l'autobomba per il magistrato non esplode solo perché non riescono a fare funzionare il meccanismo. E se fosse morto allora tutti lo ricorderebbero. Ma l'anno dopo a Torino viene ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia. E allora chi è che dice che le mafie al nord storicamente sono da loro? Qui ci viene consegnato che c'è l'allargamento e che oggi nessun territorio, ripeto, può considerarsi come. Seconda dimensione, solo per titolo. Ma attenzione, le parole sono importanti. E le parole, ragazzi, non dimenticatelo mai, sono azioni. Profili organizzativi, flessibili, reticolari, con unità, cioè le mafie si sono rese flessibili. Perché hanno cambiato metodo? Perché c'è stata una risposta dello Stato, delle istituzioni, di pezzi della società civile responsabile dopo le stragi. E questa è la positività che non deve essere dimenticata. Loro però nel frattempo sono cambiate, hanno capito che se volevano fare delle cose dovevano cambiare. Si sono resi più flessibili e hanno costruito rete tra di loro ancora di più. Ma forse dobbiamo costruire più rete anche tra di noi, ancora di più. Vado solo per titolo, la terza dimensione. In parte lo sapevamo, qui ci viene consegnata con lo spessore ancora più alto, più accentuata vocazione imprenditoriale, espressa nell'economia legale e nei mercati. Lì è possibile situare il consolidamento del potere delle mafie. Cito 2 righe del rapporto, tale quale, tra virgolette, le ragioni del successo economico dei mafiosi vengono rintracciate nel fatto di sapersi avvalere del sostegno della cooperazione. Mi spiace che la parola cooperazione è una parola positiva e venga usata qui, però è l'immagine, viene scritto così, della cooperazione e delle competenze di altri soggetti. E quello che abbiamo sempre detto, che la forza delle mafie non stava dentro la mafia, ma stava in tutti quelli che hanno creato le alte professionalità,
ma imprenditori che hanno fatto poi le ANSE, sistemi diversi. Ma il quarto dato è quello col quale oggi noi siamo chiamati a riflettere di più. Le mafie hanno scelto meno fuoco, meno sangue. Restano due gruppi di fuoco, Foggia e la provincia, scusate, la città di Napoli. Poi ci sono episodi, però lì resta un problema forte. Tutto il resto è cambiato il metodo. Ma siccome c'è meno sangue, c'è meno percezione della gente che le mafie siano pericolose. L'equazione sangue e mafia, e allora la gente non ha più questa percezione, fa meno notizia. Quarta dimensione è quella che oggi ci preoccupa tutti, perché è la più difficile da scovare, ma come c'è? E non può essere solo il lavoro della magistratura, perché ogni tanto arrivano delle segnalazioni, allora si fa delle indagini, oppure ci vuole una sommossa nostra, educativa, culturale, eccetera, ma anche tutti avere più coraggio, il coraggio di avere più coraggio. Quarta dimensione, cito testualmente, promozione, parliamo di mafia, promozione di redazioni e complicità con attori della cosiddetta area grigia. E chi sono? Quali legami tra di loro? E tutti gli arresti fatti, gli ultimi, le operazioni ultime, che hanno messo in luce nuove strategie, nuove modalità, voi trovate imprese, pubblici funzionari, categorie professionali, politici, in molti contesti, massoneria deviata. Le mafie, lo so che è difficile ragazzi, ma voi siete bravissimi, le mafie si collocano all'interno dell'area grigia. Cos'è quest'area grigia? È intesa come lo spazio relazionale al confine tra la sfera legale e la sfera illegale. I mafiosi, in molte realtà oggi, non sono altro rispetto all'area grigia, ma si collocano al suo interno, così intesa l'area grigia non è prodotta da un'estensione dell'area illegale in quella legale, quanto in una commistione tra le due aree, ovvero dall'esistenza di confini mobili, opachi, porosi, tra lecito e illecito. A Trieste, in 3 giorni di lavoro, magistrati, giornalisti che hanno fatto inchieste, scrittori che hanno scritto libri su questi temi, operatori del sociale, c'era un mondo documentato, serio, perché il primo giorno non importa chi, dei saluti ufficiali, uno ha detto ma qui non abbiamo questo problema, siamo felici che voi siete qui, è una gioia, per noi una grande gioia, belle parole, no? Ma il problema non c'era. Peccato che poi il procuratore capo della Repubblica Mastelloni ha portato i dati del loro lavoro, e così la procuratrice che arrivava da Udine, altri che arrivavano da Padova, e allora uno dice mamma mia, quanto è tutto sotto traccia, non fa chiasso, non fa rumore. Noi non siamo per cacciare le streghe, siamo solo perché questo nostro paese si possa avere verità, si possa costruire giustizia. Ho sentito dire delle parole di grande valore che mi permettono di dire, quando ho sentito i magistrati che dicono noi abbiamo difficoltà perché c'è una giustizia oggi che rischia di essere molto burocratizzata, mentre le mafie sono crimine organizzato. Loro sono organizzati già nella parola, e noi abbiamo dei pachidermi, no? Che fanno fatica, di burocrazia, di mancanza di personale, eccetera, detto da persone pulite, oneste, disinteressate,
perché è libera e apartitica. Non è che uno dice loro lo dicono perché no, dobbiamo essere liberi. Poi ognuno fa le sue scelte, evidentemente, ben venga per le persone che si mettono in gioco per fare un servizio per il bene del paese e così via. Sono queste le quattro, solo per titolo, vi prego, dimensioni nuove con le quali noi siamo chiamati oggi a confrontarci. Le mafie sono tornate forti. Allora non possiamo fermarci alla lettura di allora, ma siccome viene meno l'equazione mafia-sangue, allora c'è meno considerazione e così via. Ma Luigi Guarisco questa mattina ha fatto un passaggio che vi prego di non dimenticarlo perché è lapidario e deve scuotere le nostre coscienze. Quando ha detto che in questi territori, lui parla della Lombardia, l'80% delle persone dice sì, le mafie sono un problema globale, che lui diceva, caspita, hanno preso coscienza, ma lui ha dato il dato regionale, io vengo dal nazionale, l'8,5% in Italia dice è un problema globale, certo, ma solo l'8,5% dice che è un problema realmente trasversale. Ma la cosa ancora più preoccupante è che quasi un 10% in Italia dichiara oggi che le mafie sono un problema di letteratura. Allora ragazzi, fa onore alla vostra scuola, ai vostri dirigenti, avere, e poi voi siete stati bravissimi, perché ci avete create anche delle emozioni. Il nostro impegno però è trasformare le emozioni in sentimenti, perché le emozioni poi fuggono, passano. Le emozioni sono importanti. Trasformiamoli in sentimenti che ci devono accompagnare, ci devono stimolare, no, ci devono, ecco, ne vale proprio la pena, sapete, lo so che non è facile, e voi siete stati bravissimi questa mattina, e lasciami dire una cosa a loro, direttamente a loro, questa è la fotografia, certo, uno dovrebbe spiegare tutta una serie di nuove tecniche, cosa stanno facendo, i nuovi mercati che aprono, come vanno nell'internazionale, come penetrano in giro per il mondo, ma non è questa la sede. Noi prendiamo atto, allora noi abbiamo un debito verso quelle persone che qui erano rappresentate qui sotto, abbiamo un debito di riconoscenza a quanti voi avete rappresentato e a tanti altri. Un debito. Abbiamo bisogno di una memoria viva. E la memoria viva è quella che si traduce in responsabilità e in impegno. Se no, c'è la retorica della memoria. E ce n'è tanta. E ce n'è proprio tanta. E allora voi capite... E tra quei cartelli che c'erano lì, una prossima volta che fate qualche cosa, dovete mettere il volto di una donna che quest'anno se n'è andata, che ha raggiunto suo fratello, Rita Borsellino, perché Rita Borsellino ha speso la sua vita in una memoria viva, viva. Non solo poi si è spesa in politica in Europa, perché abbiamo bisogno di uomini e di donne che si mettono in gioco per il bene comune, perché la politica è il servizio per il bene comune. La politica è etica della comunità. La politica è etica della comunità. È il servizio per tutti, nessuno escluso. Oggi è vero che in molte realtà c'è un divorzio tra l'etica e la politica.
ma vi prego, dobbiamo sempre distinguere per non confondere. Perché ci sono uomini e donne, più adulti e giovani nel nostro paese, che generosamente si sono messi in gioco. Mi auguro che qualcuno di voi nella vostra vita, c'è chi fa un modo, chi fa un altro, scelga. Non che tutto è sporco, tutto che non funziona. No, no! Non è possibile. Noi dobbiamo far emergere gli onesti, e ci sono, anche se oggi la democrazia nel nostro paese è molto pallida e la politica è molto debole. Ma è colpa di chi? Non è il problema di oggi, il discorso arriva da lontano, c'è una responsabilità. Noi dobbiamo però sentire che quello è il pilastro. C'è bisogno di uomini e donne che si mettono in gioco al servizio del bene comune. Perché non basta lamentarcelo, non va qui, non va là, non va su. Dove eravamo noi? Cosa abbiamo fatto noi prima? Quando qualcuno calpestava i diritti. Non è improvvisamente che ci è successo tutto questo. C'è una riflessione che ci chiama in gioco tutti anche in questo senso. Ma volevo dirvi una cosa. Io ho osservato questa mattina, poi mi sono preso gli appunti mentre voi, delle canzoni, le parole, io guardavo le vostre facce, poi c'erano tutti attaccati lì con quei microfoni e vedevo i vostri sguardi quando insieme. Poi ho visto passare una rassegna di cantanti da Sanremo qui davanti, no? Ma io glielo dico a Maglioni, intanto ci sentiamo per così. Allora io dico, guarda che forse là c'è ancora. Ragazzi, voi siete aperti alla vita. Vi prego, voi siete aperti alla vita. Io lo so che voi siete affamati di conoscenza. Siete affamati di conoscenza. Alla loro età anche noi, ecco, sono momenti diversi evidentemente. Siete animati da domande profonde. So che la timidezza poi vi ha portato alcuni, ma chi è venuto qui ha fatto delle domande di uno spessore di un'intelligenza che gli fa onore. Voi siete animati da domande profonde, ma anche da inquietudini positive. Io lo so che voi desiderate nutrirvi non di parole, 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 ma avete bisogno di opportunità, di concretezza. In Italia 2.300.000 giovani hanno terminato la scuola e non trovano il lavoro. E la scuola italiana, nonostante i progressi che ha fatto, vi prego, non dimentichiamo mai il positivo, purtroppo perde ancora oggi un giovane su tre nei primi 5 anni delle scuole superiori, nonostante i progressi. Ma noi dobbiamo incoraggiare il positivo, dobbiamo mettere anche la nostra parte. Voi desiderate nutrirvi di concretezza e di opportunità. Io non ho nessun titolo, a 73 anni ve lo dico per affetto profondo. Vi prego, scegliete di ascoltare la voce del cuore e dell'intelligenza. Vi prego di sintonizzarvi con la fame di verità e di libertà che anima le vostre aspirazioni più profonde. Ma vi prego, non limitatevi mai a chiedere il cambiamento. Dovete, dobbiamo insieme diventare noi stessi il cambiamento. Il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno di ciascuno di noi. Io so che quello che faccio è una piccola cosa. Vi prego, non dimenticatelo mai, oggi non è venuto Luigi Ciotti qui. Io rappresento un noi, non un io. Diffidate dei navigatori solitari. Dobbiamo unire le nostre forze per diventare una forza. Io sono qui perché c'è Luigi, perché sono gli amici qui di Mantova, di altre parti, di voi. Quando siamo stati nel tuo paese, che è diventato per avviso pubblico la tappa, credo, quasi annuale, tanto cambiate la sta tappa perché sennò, ecco. Però di forza, di segno, di importanza. Io sono qui perché rappresento un noi, non un io. Guai, guai, guai. E poi purtroppo a volte
ti prendono di mira, nel senso che se vai in un posto pubblico ti arriva il giornalista e dice mi dico qualche cosa, e io a volte dico senti anche gli altri, cerchiamo di moltiplicare, so che voi lo fate nel territorio, perché così deve essere, dobbiamo uscire dall'io, ci sono troppi io per organizzare in noi l'importanza dell'impegno collettivo. E quindi vedere sto coro, tutta questa marea di ragazzi che andava in tavola, cioè dico che bello, che noi. E noi, guardate, è una funzione vitale per la società, perché senza noi rimangono tanti io. E cresce l'egoismo, l'ingiustizia, le povertà, le solitudini. E guardate che coraggio e umiltà non richiedono eroismi, ma generosità e responsabilità. Sentendovi, vedendo, ascoltando quelle canzoni, quello che... Ah, io vedevo la maestra che dirigeva, che guardavo la faccia, che vedevo, e poi la meraviglia di sentire la vostra voce. Alzate la vostra voce quando i molti scelgono prudente silenzio. Continuate a cantare la vita per chiedere che le politiche facciano le politiche al servizio delle persone. Non è una fantasia di qualcuno le mafie e la corruzione, non è una fantasia di qualcuno, è una realtà. E gli ultimi rapporti ci portano questo, le positività, il lavoro che è stato fatto, il prendere coscienza che loro hanno, si sono sintonizzati in un altro modo e cambiano, e tocca anche a noi incoraggiare le cose belle, importanti e positive che ci sono. Scegliete, ve lo auguro di cuore, scegliete la via difficile suggerita dalla coscienza, allora sentirete la bellezza e la passione della vita. E lo so, sia la vostra coscienza il vostro scomodo, inquieto, indispensabile compagno di viaggio. Qui dentro, guardarsi qui dentro, non lasciarsi catturare da tante cose che ci distraggono, sono i bombardamenti che ci distraggono. Ma ancora una cosa, il futuro ci chiede di andargli incontro, non di attenderlo arroccati dalle nostre ansie, paure, fatiche. Il futuro ci chiede a ciascuno di noi di andargli incontro. Il futuro ci chiede di accoglierlo, inventandoci oggi forme nuove. Allora vi auguro di aprire insieme tutti una nuova primavera. Abbiamo bisogno di parole nuove. Abbiamo bisogno che ognuno di noi prenda coscienza del proprio territorio, cominciando da un'attenzione maggiore per le persone più anziane. Non è che dobbiamo fare più anziane. Questa è la spesa della vita, la loro saggezza, i loro sacrifici, noi li mettiamo lì. Quelle famiglie dove c'è una persona sofferente all'interno. Quel compagno o compagna che arriva da un paese lontano che fa più fatica a inserirsi, che ha bisogno di trovare... Dobbiamo, e voi so che lo fate, l'avete cantato questa mattina in modo meraviglioso, dobbiamo veramente andare incontro al futuro. E la speranza è sempre partire da due cose, dalle relazioni e dalla conoscenza. Le relazioni sono importanti e fondamentali, e la conoscenza sono le strade per crescere in umanità e in cultura. E l'essere umano non può vivere senza relazioni. Allora ragazzi, volevo dirvi anche questo: siate consapevoli sempre, vi prego, della differenza tra mondo reale e mondo virtuale, tra contatto e relazioni, tra informazione e conoscenza. Siate capaci
di sapere distinguere questo. E allora vedrete, voi siete bravissimi. I vostri professori che vi hanno permesso di fare questo percorso, la dico alla dirigente provinciale, regionale, ma può essere uno spiccio, guarda, tranquillo. No. Alla vostra dirigente, questi professori quando fanno questi percorsi non lo fanno solo per professione, ma io guardavo gli sguardi di alcuni di loro, lo fanno per vocazione. C'è una vocazione, c'è una vocazione. Non è che dappertutto è così, Bisogna anche qui distinguere, ma la stragrande maggioranza sì. La stragrande maggioranza sì. Volete di bene i vostri professori che costruiscono dei percorsi, mi scusi, Lo so che lo dici così, perché lo so che poi loro giustamente chiedono che studiate, che questa matematica benedetta la fate bene, insomma, Però ne vale la pena, ne vale proprio la pena. Tanto una risposta un po' lunga. Chiedo a Don Luigi che deve andare a Milano, se ha ancora un po' di tempo o se lo salutiamo. Sì, per i ragazzi, per voi, sempre! Don Luigi, a parole in Italia sono tutti contro la mafia, è davvero così o è anche una posizione di facciata? Beh, i numeri parlano chiaro, non c'è una consapevolezza nella stragrande maggioranza che questo è un problema serio. Il rischio qual è? State attenti dove sta il rischio. La domanda che viene posta dal direttore è centrale e acuta. Il rischio qual è? Che si sta andando verso la normalizzazione. Non è più così pericolosa, non fa più stragi, no? Si è persa una percezione di quella che sono stati i cambiamenti delle mafie che ho per titolo riportato, è quasi una cosa per addetti ai lavori. Il rischio è, nel mondo, anche qui non generalizzo, politico, di chi deve fare delle scelte nel paese, ma anche in cittadini c'è il rischio che si va verso la normalizzazione. Vi porto un esempio, fa parte già della nostra storia. Voi siete giovanissimi, qui c'è delle persone un po' più adulte che certe cose, per l'età, vi ricordo. Anni fa in Italia si è fatto tutto il contrario di tutto sul tema, la droga. La RAI mandava in onda a mezzanotte, droga che fare. Mario Maffucci, Piero Badaloni, due giornalisti, conducevano una trasmissione sulle dipendenze da droga nel paese per dare delle informazioni alle famiglie. La scuola italiana ha avviato progetti di tutti i tipi. Io quella stagione l'ho vissuta, in prima persona, le prime battaglie. Il gruppo che vi sta, io appartengo al gruppo che ha aperto il primo centro droga in Italia, autodenunciandoci giorno e notte sulla strada, che scese con lo sciopero della fame in piazza Solferino a Torino per avere la legge, capirà poi il CERT. Quindi uno parla che ha visto quegli anni, mentre il problema gonfiava, si allargava, coinvolgeva, l'Italia rischia di andare a stagioni. Per 10 anni in questo paese si è fatto tutto e contrario di tutto. Poi è arrivato un altro problema, l'AIDS, semplifico. E allora si sono fatti progetti di formazione, si è fatto di tutto. Cominciando però a lasciare il secondo piano, tanto ci sono i servizi,
e invece si affacciano nuove generazioni di ragazzi, bisogna a nuove generazioni dare conoscenze, informazioni, prevenzione, e non che ti dimentichi, perché adesso c'è l'AIDS, si è fatto tutto, portare di tutto. Poi è arrivata una nave, è arrivata la nave in Puglia con 20.000 albanesi, e il tema del paese è stato il tema della sicurezza, che più anni qui se lo ricorda. E già allora, nel nome della sicurezza, si era fatta una legge, una cosa che non poteva essere. Una cosa che non poteva essere. Due codici penali in Italia contro la nostra Costituzione. Ci è venuta la Corte Costituzionale e la Corte Europea a dire all'Italia che non era possibile. Perché se i migranti commettevano un reato, recidivo, maggiorazione di pena contro la nostra Costituzione. Ma il tema della sicurezza ci ha accompagnato per un periodo. Poi si è aperta la stagione della legalità. Adesso, attenzione, sta crescendo quello di ruolo della sicurezza. Perché dico questo? Lo dico con fatica, perché dipende anche molto dal tipo di informazione, di politiche, la coscienza. Si sta perdendo questa percezione, non c'è questa consapevolezza che è un problema grave. C'è un ruolo dell'informazione, c'è un ruolo che certamente chiama in gioco la cultura, le nostre associazioni, i nostri movimenti. Questo è un momento in cui il paese deve un po' fermarsi a riflettere. Sono passati 26 anni. Volevo chiarire sulla legalità. La legalità è importante e fondamentale per la crescita umana e per lo sviluppo sociale. Se no diventa disordine, ognuno per la sua strada. Ma la legalità, non dimenticatela. E ve lo spiego con le parole anche di Falcone. Io 2 mesi prima della strage di Capaci ero con Giovanni Falcone a Gorizia. Cosa ci facevo con Giovanni Falcone a Gorizia? Sono quegli anni, attenzione, bisogna leggere sempre il periodo. Siamo nel 92, c'è un incontro di formazione a Gorizia per la Polizia di Stato. Perché il bisogno di formazione, di leggere i cambiamenti, i nuovi fenomeni, è un bisogno di tutti. Guai chi si ferma. E quindi la Polizia di Stato sui temi delle droghe, allora Giovanni Falcone, che era già distaccato a Roma al Ministero della Giustizia, arrivò a portare gli aspetti legislativi. A me fu chiesto la prevenzione, l'informazione, la dimensione educativa, quelle cose. Al termine di quella giornata a Gorizia con Giovanni Falcone ci siamo salutati dandoci un appuntamento per un caffè. Come si fa? Ci rivediamo per un caffè. Se passi a Roma, al Ministero o a Palermo, che non avverrà mai. Guardate i segni della vita come sono importanti. Era un sabato, il 23 maggio 1992, io ero in Sicilia a tenere un corso di formazione per le scuole, insegnanti delle scuole, sul tema delle dipendenze. I segni sono importanti. Capiterà anche a voi, magari è già capitato, nei momenti della vita ci sono dei segni che ti mettono. Il 18 luglio, 57 giorni dopo, 19 mattino, io ero a Palermo per un lavoro fatto per l'Unione Europea, che magari nella vostra biblioteca anche, un testo per gli insegnanti, per l'Europa, sul tema delle dipendenze e quello che sta dietro la droga. Piccole cose, però questa è la storia. Questa è la storia. Giovanni Falcone aveva detto, e non ho mai dimenticato, che la lotta alla mafia, lui usa lo stesso linguaggio che usa Papa Francesco, lotta. Diceva che la lotta alla mafia è una battaglia di civiltà e di legalità.
Abbiamo tanto parlato di legalità, non abbiamo affrontato il nodo della civiltà. La legalità non resti una parola astratta, non resti una parola educativa, deve diventare una parola di vita, che si salda l'impegno per la giustizia che comincia dalla giustizia sociale. La legalità, lo sapete, non è l'obiettivo, è la via, è lo strumento per raggiungere l'obiettivo che si chiama giustizia. In mezzo, la via per raggiungere quell'obiettivo, le leggi sono in funzione di quell'obiettivo. C'è la confusione che molti pensano che la legalità sia l'obiettivo. No, la legalità è lo strumento per raggiungere l'obiettivo. Molti hanno scelto la legalità maneabile e sostenibile. Se vi conviene il rispetto delle regole, se non è rispetto. Tant'è vero che in questi anni è aumentata la corruzione. Noi dobbiamo riposizionare le coordinate della dimensione educativa perché non restiamo schiacciati in questo idolo della legalità che molti lo usano come un... lo usano quasi come una carta d'identità. Si nascondono dietro a queste parole. Sai, io sono per la legalità, ma beh, no. Qual è la parola che deve saldarsi alla legalità? È quella che anche voi avete rappresentato oggi con quelle immagini, col vostro cantare, che con i vostri insegnanti portate avanti, è la responsabilità. La responsabilità viene molto prima della legalità. La legalità è la saldatura tra la responsabilità, l'io, siamo chiamati noi a fare la nostra parte, e la giustizia, che è noi. Non dimenticate mai questo. La legalità è lo strumento, la via, il mezzo per raggiungere quell'obiettivo. E allora è molto impegnativo, ma ne vale veramente la pena. In Italia non c'è la percezione. Adesso però vedi dove arrivi, fai un certo tipo di lavoro. Noi la ricerca l'abbiamo fatta per dire, vediamo qual è, e poi però facciamo questo viaggio nelle varie regioni, cercando di coinvolgere non sempre gli amici degli amici, ma anche altre associazioni, altri gruppi, per fare crescere la coscienza. E quindi dovremmo anche noi modificare un pochettino le coordinate dei nostri percorsi e in gran parte del nostro giro. Abbiamo bisogno che i mezzi di comunicazione diano una mano a fare tutto questo. Ce lo dicevo prima come direttore del piccolo, è arrivato da 15 giorni, noi avevamo conosciuto già a Modena, che dirigeva la Gazzetta di Modena, credo si chiama, è arrivato al piccolo, è stato di una bravura, perché lui, sia di grande intelligenza, di grande... Lui ha detto, io ho questo strumento, il piccolo, un giornale, è un quotidiano. Lui ha fatto in modo di accompagnare quelle giornate, lui ha aperto con 4 pagine, ha fatto la copertina Trieste e con Libera, ma non è tanto costato con l'associazione, perché ha riempito di contenuti. Guardate che i ritorni della gente diventano importanti, accompagni le persone. Devo dire che anche la RAI Trieste ha mosso molto sul Venezia Giulia, sul Veneto ha rilanciato. Il ruolo dell'informazione è molto importante, l'informazione libera, attenta, che dà una mano a conoscere, e soprattutto il nostro dovere è diventare un pochettino tutti più responsabili. Posso dirvi ancora, ecco, vi prego di non dimenticare una cosa prima che ce ne andiamo, perché che la speranza per il domani, tutti la sentiamo, poggia sulla resistenza dell'oggi. Oggi siamo chiamati a resistere, la resistenza, la radice la conoscete, vuol dire esserci, vuol dire esistere.
Allora oggi dobbiamo esserci e voi potete fare una funzione immensa, quella di capire, di conoscere, di scendere in profondità. Fatevi moltiplicatori di questa consapevolezza con altri compagni. Mettetevi insieme per fare delle cose molto concrete. E soprattutto non dimenticate mai che l'accoglienza è la base della vita e della civiltà. E non dimenticate mai che l'accoglienza è la vita che riconosce la vita. Dobbiamo diventare capaci di riconoscere la vita delle persone. Sarà importante, cominciando qui tra di noi. Ecco l'accoglienza reciproca. No, grazie al direttore. Mi fa piacere, sapete, io sono stato tante volte negli anni a Mantova. Grazie a un direttore che è un onore molto intenso, che è stato qui con noi, del quotidiano, e l'ho mai dimenticato, il primo nella storia del nostro paese, immaginate. Quindi per te è anche una cosa di grande valore. E non dimenticate che gli altri sono i termometri della nostra umanità. Quello è un termometro che vi prego, ecco. Chiudo con Alice. E lo sai chi è Alice? Aspetta un attimo. Alice ha 16 anni, non c'è più Alice. Alice muore a 16 anni di overdose a Udine. Una ragazzina solare, eccetera, con i suoi problemi di famiglia, di relazioni. Ma una ragazza, io non la conoscevo, Rossi, muore di eroina gialla, che poi è eroina, solo che da dove viene, l'ONU ci dice che la produzione dell'eroina è aumentata del 30%, dell'oppio 30% in più, da cui si ricava. In quella zona dove viene coltivata non usano le sostanze per scolorire il prodotto grezzo e quindi arriva l'eroina gialla solo per questa ragione. Muore questa ragazzina. Chi vi sta parlando, lo dico proprio con grande rispetto, con grande umiltà. Io sono quello che in Italia ha sepolto i primi 3 morti di overdose. Al sesto siamo scesi in piazza a Torino con una tenda per gridare morire di fame ma non di droga, per scuotere il paese, le coscienze. Torniamo indietro di tanti anni per avere una legge, per avere i servizi. I compagni di scuola di Alice chiedono se io posso andare da loro. Io mi sono trovato in difficoltà a mettere insieme dei pezzi di agenda con già dei programmi, però ho detto sì, io vengo, non conosco Alice, ma arrivava dalla sincerità di questi compagni. Però il professore ha detto già che viene, perché non facciamo la scuola? A quel punto i genitori dicono ci ha toccato la vita anche noi come papà e mamma, anche se un giorno di lavoro prendiamo i permessi, ma noi vogliamo esserci. Allora non c'era più spazio nella scuola, hanno preso il parasport in Garnera. Io non amo le grandi folle perché viene meno la comunicazione, però vi devo dire che non volavo una mosca. Ho visto la sofferenza di tutti i ragazzi per la morte della loro compagna. Scossi, e ho sentito delle domande di uno spessore, di una serietà impressionante, che fa onore. Ho visto ragazzi della vostra età che di fronte alla morte i dubbi, le domande sono tante. Sono uscito io dal palasport che ho imparato delle cose. Loro mi hanno insegnato a leggere la realtà di oggi.
Ma non dimenticate che i sentimenti, i bisogni profondi non cambiano le persone umane, sono quelli che ci accompagnano sempre, cambiano le sollecitazioni, i contesti, i mondi. E allora io mi auguro, e vi auguro di riempire la vostra vita di vita, di vivere, di non lasciarvi vivere. Non è importante quale sostanza, ma perché sporcare la nostra vita? Quando anni fa mi chiesero l'inizio della storia, va bene se andavo in Giappone, perché l'esperienza italiana aveva girato col mondo, il nostro metodo ha girato col mondo, quello del gruppo Abele. E quindi io ho lavorato negli Stati Uniti d'America, in alcuni stati, poi in Giappone. Io arrivo in Giappone, chiamato dal Ministero loro dell'Istruzione, tanti anni fa, e lì l'eroina non c'era. Allora io ho detto, mi dovete spiegare perché vogliamo confrontarci, mi fate parlare all'università. E no, perché se tu vivi dei momenti tuoi, delle tue fragilità, insomma, lì usavano allora i solventi, le vernici e le benzine per drogarsi. Il problema non è tanto la sostanza, certo, ma che noi dobbiamo creare le condizioni che le persone non debbano prendere qualunque cosa per scappare via. A me la gente piace lucida. Non sono qui a giudicare nessuno, anzi, tutt'altro. Però questo io l'ho toccato con mano lì e vi devo dire che quando è cominciata la storia del gruppo Bene non c'era l'eroina, ma c'erano ragazzi che usavano, si procuravano dei farmaci, poi si facevano dell'alcol, sostanze alcoliche, e facevano una bomba, si drogavano così. Ecco, tutto questo per dire, leggero, pesante, mi piacerebbe che nessuno usi sostanze che creano danno, creano situazioni. Mi piace insomma la gente lucida, ma l'altra cosa che non accetto è l'ipocrisia dello Stato. È l'ipocrisia. Mi piace se si fa una riflessione complessiva sulle dipendenze, che mette al centro la dignità, la salute delle persone, che si offrono alle persone spazi, riferimenti, eccetera. Ma abbiate pazienza. Sulle sigarette, che noi, monopolio di Stato, si va a scrivere voce alla salute, metti quello che muore, intanto le vendi, fai gli affari, ed è monopolio di Stato. Su un gioco d'azzardo dei passi davanti si sono fatti, ma intanto restano sempre le lobby con quote diverse, ma continuano ad esserci. Considero ipocrisia. E c'è il rischio che si va solo a penalizzare nella direzione delle persone più fragili, i ragazzi, la droga di là, dimenticandoci di tutte le altre cose che invece devono essere fatte. L'eroina è tornata più di anni fa e paga l'onda lunga della mancanza di una serie di strumenti, di spazi, di opportunità. Vi faccio gli auguri più belli a tutti, a tutti.